Buonasera a tutti, ben ritrovati. Appuntamento con l'informazione dedicata al Veneto. In apertura il maltempo con una notte di bufera in tante province. Ecco, vediamo che cos'è successo. Oltre 1000 chiamate ai vigili del fuoco per i violenti temporali accompagnati da forte vento in questa notte. Gli interventi sono stati molti, già conclusi in mattinata e ancora alcuni sono in svolgimento. Per far fronte alle necessità è stato richiamato anche il servizio, il personale libero. Ora partirà la conta dei danni con avvio delle relative procedure. La provincia più in difficoltà è stata quella di Venezia, 140 gli interventi portati a termine finora, 100 quelli in corso di esecuzione, in tutto quasi 250. I comuni più colpiti: Venezia, Martellago, Spinea, Musile, Eraclea, Dolo e Mira. Blackout a raffica da Jesolo fino a Lignano, cene e feste interrotte. Il maltempo è imperversato lungo tutta la fascia anche pedemontana, bassanese, alta padovana, trevigiano. A Padova gli interventi è circa una sessantina. Il vento ha piegato pali e lampioni, famiglie senza corrente anche per diverse ore. Nel Vicentino, martellato da pioggia e vento, colpito soprattutto il bassanese, i comuni di Nove, Romano Dezzelino, Cartigliano, ma anche la zona di Tiene e Piovene. Bomba d'acqua e vento, in mezz'ora poi si è scatenato anche il maltempo a Treviso e provincia. E come detto, la provincia più colpita è quella del veneziano: alberi sradicati, strade bloccate, incessante il lavoro dei vigili del fuoco, protezione civile e anche delle polizie locali. Vediamo. Ieri sera il maltempo ha colpito tutta la terraferma da Mestre a Chirignago, Spinea, Martellago, Mira e Miranese e il Veneto orientale. Oltre un migliaio di chiamate di soccorso ai vigili del fuoco arrivate da tutta la regione tra ieri e stamattina e 500 gli interventi eseguiti per i danni causati dal maltempo. Dissesti e strade da liberare da alberi crollati e materiali volati per il nubifragio. In più il blackout alla corrente elettrica e guasti anche alle linee telefoniche. In supporto ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i volontari della Protezione Civile, la Polizia Locale e le forze dell'ordine. Per il solo comune di Venezia, ieri sera sono state oltre 80 le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. Critica la situazione sulla provinciale 79 tra i comuni di Torre di Mosto e Sanstino di Livenza, dove il vento ha provocato la caduta di alberi sulla strada che poi è stata chiusa. Particolarmente colpita anche la zona del comune di San Donà di Piave e Musile e la strada provinciale da Concordia verso la Salute di Livenza. E anche in Veneto molti si stanno mobilitando per la situazione, la drammatica situazione in Afghanistan, con tante persone che sono trapiantate in Veneto ormai da anni e che hanno paura, hanno timore per la sorte delle loro famiglie. In molte autorità politiche, tra l'altro, si stanno occupando in queste ore del caso di Zahra Hamadi, la donna di 32 anni che sta cercando di fuggire proprio dall'Afghanistan. L'ultimo aggiornamento è stato riferito ieri dal fratello Ahmed, un ristoratore che vive e lavora a Venezia da anni. Zahra si trovava nella parte civile dell'aeroporto di Kabul, la parte militare circondata dagli americani che impediscono a chiunque di avvicinarsi. I talebani poi hanno fatto ingresso nella parte civile e hanno cacciato via tutte le persone che erano in attesa. Mia sorella è scappata, ha trovato riparo grazie ad alcuni conoscenti, e sono molti politici che stanno cercando di adoperarsi per salvare queste persone che hanno familiari, parenti anche in Italia. Una di queste, la deputata del PD Alessandra Moretti, che sta cercando di lavorare per trovare dei corridoi umanitari. Sentiamo. La vicenda dell'Afghanistan è una tragedia umana e politica ed è anche il fallimento dell'intero Occidente. Il ritorno dei talebani in Afghanistan sarà un inferno per chi, in primis le donne, ha cercato in questi 20 anni di emanciparsi da una cultura medievale. Per questa ragione, come deputati PD in Europa, abbiamo chiesto che l'Europa si attivi per aiutare il popolo afghano e che non giri la testa dall'altra parte. Vanno attivati subito dei corridoi umanitari, vanno attivati subito dei canali legali di accesso all'Europa, soprattutto per le persone più fragili e più esposte. Penso alle donne, alle giornaliste, alle politiche,
alle insegnanti, alle operatrici delle ONG, alle registe, alle artiste, alle avvocate. Dobbiamo aiutare queste donne che rischiano di entrare nel libro nero dei talebani. Per questa ragione ho deciso di aiutarne due, almeno due, ma non solo. Si tratta di Zafira, sorella di un ragazzo, Ahmed, che a Venezia ha diversi esercizi commerciali, e a Tefa, un'avvocata, una giornalista, un'attivista per i diritti civili e delle donne. Li sto aiutando insieme ad altri colleghi, insieme al Ministero della Difesa, insieme a tutto il team della militare e anche della diplomazia. Dobbiamo salvarle, ma dobbiamo salvare più persone possibili, come ha detto ieri Angela Merkel. Io credo che dobbiamo difendere soprattutto il diritto delle bambine di andare a scuola, di poter continuare a studiare, perché quello che ci angoscia è che queste donne potrebbero ripiombare nel buio più assoluto, non avere più volto, non avere più identità, non avere più diritti. Con la cronaca ritorniamo sul territorio. Si è tolto la vita questa notte nel carcere di Vicenza Gelindo Renato Grisotto, il muratore di 53 anni imputato per l'omicidio del vicino di casa Mario Walter Testolin di 67. Era stato ucciso ieri a Marano Vicentino in via Molinetta con due colpi di fucile. Grisotto ieri sera era stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto e condotto nel carcere dopo la scoperta del corpo senza vita dell'artigiano. Per capire i dettagli di quanto accaduto, i carabinieri hanno eseguito un sopralluogo all'interno del carcere. Gelindo Renato Grisotto, nella serata di ieri, dopo un lunghissimo interrogatorio, era stato condotto nella casa circondariale di Vicenza. A Rovigo ha perso il controllo della moto su cui viaggiava dopo essere stato colpito sul casco da una civetta ed è morto nella caduta. La vittima è un 24enne, Nico Duò, di Ariano Polesine, che ieri sera, 16 agosto, intorno alle 20:30, in via Linea ad Ariano, guidava la sua Ducati quando è caduto a terra rovinosamente. Secondo i carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi, l'uomo è stato colpito sul casco da una civetta. Per le ferite riportate, il 24enne è morto dopo essere stato portato d'urgenza in ospedale. E adesso invece apriamo la pagina relativa alle notizie che si troveranno domani sul Gazzettino, sulle pagine del giornale. Ci colleghiamo quindi con la redazione. Questa sera per noi c'è Tiziano Graziottin. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Beh, ovviamente continuiamo a raccogliere le nostre storie, le storie dei veneti legati all'Afghanistan. Abbiamo la testimonianza dei genitori del capitano Ranzani, che morì in un attentato a Herat una decina di anni fa, proprio nel 2011, e ovviamente il dolore per questa situazione che riapre una ferita, dice il padre del capitano, una sconfitta, lui dice una sconfitta mondiale questa situazione, che in qualche maniera annulla il sacrificio fatto da Massimo, da mio figlio, e da tanti altri soldati come lui. Una testimonianza veramente toccante, così come lascia ovviamente sconvolti la testimonianza di un'altra, di una veneziana, di una afghana in realtà, che vive a Venezia, la quale dice: ho moltissimi parenti, le mie nipoti là sono barricati in casa e da un momento all'altro temono che ci sia l'entrata dei talebani, che vedono fuori malmenare le persone e chiedere informazioni su chi abita questa casa e quell'altra. Insomma, testimonianze, devo dire, veramente drammatiche e toccanti. Poi sul giornale di domani faremo un grosso escurso sul maltempo che ha battuto pesantemente anche i territori veneti, soprattutto il Trevigiano e parte della provincia di Venezia, anche con situazioni di tantissimi alberi caduti, di tetti scoperchiati, viabilità in grosse difficoltà. E ancora, l'avete anticipato anche voi nella cronaca, ci soffermeremo sull'incredibile incidente di Rovigo, dove è morto questo giovane in una maniera veramente incredibile per questo impatto con una civetta, e
facciamo la cronaca di questa situazione, ricordiamo la figura di questo giovane che tra l'altro era anche molto conosciuto non solo in zona, giocava a pallanuoto in una società di Padova, viveva a Marghera, insomma un ragazzo che si era fatto ben volere. Infine, per quanto riguarda l'ospedale di Padova, il nuovo ospedale di Padova, il nuovo polo della sanità, andiamo a raccontare l'intervento che farà la regione. Diciamo che la situazione si è definitivamente sbloccata, la regione Veneto ha fatto le scelte finali per quanto riguarda l'opera, che di fatto sarà la più importante in Veneto dopo la Pedemontana, e quindi racconteremo ai nostri lettori tutte le modalità di questo grossissimo intervento, che rappresenterà un fiore all'occhiello nel futuro della sanità veneta. Ecco, direi che questo è tutto per il giornale di domani. Grazie, grazie al caporedattore Tiziano Graziottin, buon lavoro. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale con una notizia che ci arriva da Belluno, la richiesta di armare la polizia locale, una richiesta del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia. Torna sui banchi del Consiglio Comunale di Belluno il tema annoso degli agenti di polizia locale che nel capoluogo dolomitico girano disarmati. La richiesta di dotare di armi il comando è stata rivolta più e più volte negli anni da consiglieri comunali e cittadini. Oggi, dopo episodi di liti e atti di vandalismo in centro città negli orari notturni, il tema torna di grande attualità. Ne parla il consigliere di Fratelli d'Italia, Raffaele Adamiano. L'altro giorno in Consiglio Comunale a Belluno abbiamo inteso come Fratelli d'Italia presentare una mozione diretta a garantire la sicurezza del cittadino, che noi riteniamo da sempre essere un bene primario della collettività. Questo attraverso uno strumento peraltro previsto dalla legge, la legge 65 del 1986 e da un decreto ministeriale dell'anno successivo, finalizzata a garantire affinché che la Polizia Municipale possa dotarsi di armamento. Ricordo che in Veneto la Polizia Municipale di Belluno è l'unica sprovvista di armamento. Questo ovviamente garantirebbe alla stessa di difendere se stessa, ma anche di difendere il cittadino, e le permetterebbe anche, cosa che in attualità è preclusa, di uscire durante le ore notturne, esigenza avvertita in maniera trasversale da molti cittadini. Quindi un bene primario, quello della sicurezza cittadina, che andrebbe garantito e implementato attraverso questo strumento, anche per contrastare gli episodi numerosi, incresciosi e incivili che si sono verificati in centro città durante questa estate. Facciamo il punto sulla situazione del contagio da Covid-19 in Veneto. Sono 422 nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 446.514. 3 i decessi per un totale di 11.657. Calano gli attualmente positivi, sono 12.965. Crescono però i ricoverati, che oggi sono 244, di cui 206 in area non critica e 38 in terapia intensive. Il 75% dei ricoverati risulta non essere vaccinato. E facciamo il punto sulla situazione Covid, con particolare riferimento alla campagna vaccinale in provincia di Treviso. Il decesso del trevigiano Paolo Scremindi, 67 anni, a causa del Covid, infiamma il dibattito sul vaccino. L'uomo, infatti, affetto da svariate patologie e reduce da un'ischemia cerebrale nel 2009, stava ultimando le visite mediche per assicurarsi di poter ricevere il siero in sicurezza. Per una persona deceduta in attesa di potersi vaccinare, ce ne sono altre che vorrebbero farlo, ma incontrano difficoltà. È il caso di tre ragazzi, tra i 13 e i 17 anni, che hanno manifestato all'azienda sanitaria l'intento di aderire alla campagna, a fronte di genitori Novax che non intendono autorizzare l'inoculazione. Il primario di pediatria, Stefano Martelossi, spiega che spesso la famiglia è impaurita e ha solo bisogno di rassicurazioni, ma che se si arrivasse al muro contro muro tra genitori e adolescenti, la questione rischierebbe di finire davanti al giudice. Scoppia inoltre il caso di un'infermiera, vaccinatasi a inizio mese e ugualmente sospesa, finché non completerà il ciclo il 6 settembre. Il direttore dell'UIS 2, Francesco Benazzi, respinge al mittente le proteste, sottolineando come l'obbligo vaccinale per il personale sanitario sia in vigore da aprile, e gli operatori abbiano avuto mesi di tempo prima che si arrivasse alle sospensioni.
Si sblocca il progetto per la protezione della Basilica di San Marco. Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili annuncia che i lavori di messa in sicurezza dell'edificio contro i danni dalle acque alte inizieranno fra poco, il 23 di agosto. La data di avvio per la realizzazione delle opere, un sistema provvisorio di barriere in vetro, è stata comunicata al termine della riunione che si è svolta ieri tra Capo Dipartimento Opere Pubbliche del Ministero e poi il Commissario della Mose e del Consorzio Venezia Nuova. L'obiettivo e provvedere al più presto alla tutela della Basilica, una delle opere più importanti al mondo che resta pericolosamente a rischio per gli allagamenti di acqua salata. E proprio a Venezia si parte mercoledì 1 settembre con la serata d'apertura con la consegna del Leone d'Oro alla carriera Roberto Benigni e a seguire il film in concorso Madres Paralelas di Pedro Almodóvar con Penelope Cruz e Milena Smith. Questo il primo giorno della 78esima edizione della Mostra e del Cinema di Venezia che terminerà l'11 di settembre. Il giorno dopo è la volta del primo dei cinque film italiani in corsa, è stata La mano di Dio di Paolo Sorrentino con Filippo Scotti e Tony Servillo. E poi un'altra notizia riguardante gli spettacoli: Katia Ricciarelli conferma la sua clamorosa partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini. Ho accettato, ha detto la famosa soprano, perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella casa il mio mondo, quello della lirica, e promette che la sua presenza non passerà inosservata. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata con Udinese TV. Amici di Udinese TV che ci seguite dal Veneto, bentrovati da Nico Schiodetto. Situazione sulla nostra regione per mercoledì con l'anticiclone che interesserà un po' tutte le pianure venete, anche la zona costiera. Bel tempo con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Durante il pomeriggio sporadici temporali di calore in formazione in montagna. Temperature in flessione appunto rispetto ai giorni precedenti, quindi vivremo una bella giornata di caldo moderato con massime tra i 28 e i 31 gradi, non di più, quindi in pianura sarà una bella giornata di piena estate. Dettagli maggiori e ulteriori scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.